truffa dello specchietto, truffa degli spiccioli, truffa dei finti tecnici del gas. Purtroppo anche quest'estate sta riproponendo un copione già noto a danno soprattutto delle persone più anziane. I truffatori, ormai in azione durante tutto l'anno, nei mesi estivi aumentano la propria attività approfittando della partenza per le ferie dei nuclei familiari con anziani rimasti a casa senza una rete d'appoggio. Anche l'alluvione è diventato uno stratagemma per chiedere soldi alle persone o per conquistare la fiducia delle vittime, entrare in casa e rubare. Episodi che in queste settimane vengono denunciati continuamente nelle chat di vicinato. Purtroppo dobbiamo definire che la situazione è tornata a quella degli anni pre-Covid, dove le telefonate truffa agli anziani si susseguono con diverse modalità e varie metodologie e purtroppo queste situazioni creano veramente delle truffe anche molto importanti a livello economico. Ci sono stati anche episodi legati all'alluvione, o meglio, persone che avevano finto delle raccolte fondi legate all'alluvione. Assolutamente sì, il caso eclatante è stato di una ragazza che ha avuto la casa completamente distrutta e due delinquenti hanno preso il suo post e l'hanno trasformato a loro nome e hanno messo il loro IBAN e la raccolta fondi che doveva essere destinata a lei ha preso una strada per un certo punto diversa. C'è poi anche la truffa, è emersa proprio quest'estate come novità, quella dei finti vicini, come funziona? Praticamente abbiamo avuto delle segnalazioni dove delle persone si sono presentate a questi anziani dicendo che erano i nuovi vicini di casa e le case in effetti sopra o sotto lateralmente a questi anziani erano in vendita, quindi c'è un aspetto logistico importante di informazione che questi delinquenti mettono in campo, cioè questi non sono degli sprovveduti, queste sono persone che prendono informazioni, si presentano, carpiscono la fiducia di queste persone anziane, entrano in casa, il complice successivo con la porta lasciata aperta o comunque appoggiata entra mentre viene intrattenuto con il discorso di un bicchiere d'acqua, no, più fresco, meno fresco, così tu perdi tempo e fai rumore, il delinquente che è il tuo socio si approfitta di tutto quello che può essere utile da rubare in casa tua. In tema di prevenzione comunque il vostro lavoro, il lavoro anche delle forze dell'ordine sta dando i suoi frutti. Assolutamente, è fondamentale, ringraziamo la polizia locale che ci ha citato nelle varie iniziative che ha fatto con l'iniziativa Struffiamoci, che era praticamente quello che far comprendere ai cittadini, soprattutto anziani, le nuove modalità di attacco, chiamiamole tra virgolette, di questi delinquenti. Ci ha fatto molto piacere, io sono stato presente a quasi tutti gli incontri e dobbiamo ribadire sempre, la prevenzione è fondamentale e quindi la condivisione a tutti di queste informazioni e ci stiamo riuscendo veramente alla grande. So che ci stiamo autocelebrando, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ecco, è cambiato qualcosa appunto da conoscere per evitare queste truffe? Il discorso fondamentale è sempre quello che noi cerchiamo di, nell'ambito delle nostre chat di WhatsApp, SOS, ma anche nella nostra pagina Facebook che diventa il banner pubblicitario di queste situazioni, anche se la parola forse il termine è errato, la conoscenza. Io faccio sempre questo esempio, scusatemi di lungo, è questa: in una strada c'è una buca, noi informiamo che in quella strada c'è una buca, non ti interessa sapere se all'inizio, a metà, alla fine della strada, tu devi evitare la buca. Noi quando diamo l'informazione la diamo specifica ma non troppo, cioè il numero civico non è importante, è importante sapere che in quel quartiere sta avvenendo una determinata truffa. Mi aggancio al mare, in questo momento al mare abbiamo delle bande, e anche purtroppo il caso che è stato segnalato dalla stampa di quelle due persone che sono state, una aggredita negli stradelli del mare, abbiamo delle bande che rubano le borse in vari stabilimenti balneari e vengono portate nei giacigli della Pineta. È importante che tutti ne siano consci ed è importante che l'opera di prevenzione delle forze dell'ordine faccia sì che non avvengano più questi reati.